Bene, possiamo dare inizio a questa serata incontro, che è la seconda serata che si svolge in collaborazione con la Fondazione Möbius, Coscienza Svizzera e il CERD cantonale. Come sapete, affrontiamo durante queste serate alcune tematiche dell'accesso all'informazione e alla cultura e anche alle avanguardie che definiscono in modo ormai scontato sempre più nuovo, diversificato e anche un po' rischioso questo accesso. L'altra volta avevo così invocato un ruolo di resistenza di questo istituto. Avevo detto, appunto, lo ripeto questa volta, che questo istituto è fatto, come vedete, di legno, di metallo e di pietra, a fronte di un'evoluzione che vede sempre di più la materialità dell'offerta socioculturale sgretolarsi e diventare virtuale. E quindi, all'insegna di questo manifesto dell'istituto che ospita queste iniziative, volevo anche portare un saluto particolare a Paolo Vigevani, che è il direttore della casa editrice Il Polifilo, che ci ha fatto oggi visita qui in istituto e che è presente questa sera a onorarci della sua presenza. Poi con Paolo Vigevani e con la famiglia Vigevani, in senso esteso, avremo probabilmente delle iniziative qui in biblioteca, però lo volevo salutare perché è rappresentante di questa resistenza culturale, editoriale, e porta anche l'eredità di una famiglia importante che continua, per fortuna, ancora a essere presente sul mercato editoriale italiano. Do il benvenuto questa sera a Alessio Petralli, che è più facile da presentare perché l'abbiamo già visto durante l'incontro con Gualtiero Carraro, che è direttore della Fondazione Möbius, linguista, insegnante di linguistica in varie università, come si usa dire, e poi al nostro liceo Carlo Cattaneo. E invece saluto Luca De Biase, che abbiamo il piacere di avere qui, anche perché magari poi saltare fuori, sono periodi non facili per il Sole 24 Ore. Abbiamo visto tutti, credo, negli ultimi giorni lo sciopero, l'occupazione della bella sede di Viale Monterosa e tutto quello che ne è seguito. Adesso credo che la cosa più o meno si stia mettendo a posto, e l'augurio che abbiamo tutti per il Sole 24 Ore e per i suoi supplementi, il supplemento storico-culturale, ma anche il supplemento Nova, che da molti anni Luca De Biase dirige. È un supplemento dedicato alle nuove tecnologie, ma su un background culturale importante, cioè è un supplemento che non si limita ad acquisire in modo gratuito e disincantato le nuove tecnologie, ma le valorizza all'interno di un contesto culturale ampio che tiene conto anche, per esempio, della missione umanistica che può essere quella del nostro istituto. Quindi la mia introduzione è abbastanza discreta, si limita a un saluto e poco più, e do la parola a Alessio Petralli, che poi condurrà questo incontro con Luca De Biase, che ancora ringrazio per la sua presenza. Grazie. Grazie mille, buonasera a tutti. Sarò brevissimo anch'io perché siamo tutti in febbrile attesa di sentire come saremo. E due parole su Luca De Biase, che è un amico di vecchia data del Möbius e che però è qui soprattutto per questo suo ultimo libro, che si chiama appunto, come vedete, Come saremo, scritto, ed è una primizia, assieme a Telmo Pievani, che è un evoluzionista. Quindi abbiamo un evoluzionista da una parte che scrive con un economista, Luca De Biase, laureato alla Bocconi, un bocconiano che però più che l'homo economicus pensava all'homo pluralis quando studiava, che è anche il titolo di un suo libro del 2015. Per illustrarvi veramente brevemente chi è Luca De Biase, potrei ricordare alcuni titoli dei suoi libri più conosciuti, che sono Economia della felicità, 2007, Cambiare pagina, I media civici e soprattutto arriviamo a questo Come saremo, che propone un'analisi di dove stiamo andando, veramente originale. Però passo subito la parola
a Luca De Biase, perché entriamo subito nel vivo dell'argomento, interrogandoci prima di tutto su come questi media digitali stanno cambiando la nostra vita. La cambiano veramente così tanto? Ci stanno addirittura cambiando anche il corpo? Benvenuto. Beh, grazie Alessio, grazie all'Istituto e all'introduzione. Se dovessi aggiungere una cosa umanistica alla presentazione dell'Istituto di pietra, di metallo e di legno, vorrei dire che è anche di luce, di persone e di conoscenze, perché in questa sala bellissima ci si sente dentro un percorso profondo. Il libro nasce dall'incrocio tra una esperienza di un grande scienziato evoluzionista, Temmo Pievani, lo conoscete molto bene, a Lugano viene spesso, è un personaggio bellissimo, una persona eccellente, uno scienziato di primo valore mondiale. Si è incrociato con uno strano giornalista un po' esagerato nella sua ricerca sull'innovazione ed è venuto fuori questo libro che si domanda in che modo si incrocia il tema dell'evoluzionismo e il tema delle tecnologie, un po', e qui arrivo subito alla domanda, per il fatto che le tecnologie ci stanno spingendo a porci delle domande su noi stessi, su quello che stiamo diventando, e in qualche modo quindi si incrociano con la metafora evoluzionista. Tutto il trucco del libro è di pensare l'evoluzionismo come metafora per spiegare, per raccontare la tecnologia, criticando l'idea che possa essere usato un evoluzionismo tradizionale del tipo lotta per la sopravvivenza, come si pensava nel Novecento, e invece applicando le nuove teorie dell'evoluzionismo appunto alla Telmo, e quindi guardando l'evoluzione delle tecnologie come un fenomeno molto più complesso, tale da avvicinare il sistema della tecnologia a un vero e proprio ecosistema, e ne parleremo. Ora, nell'ambito dell'evoluzione, del cambiamento che le tecnologie stanno generando intorno agli umani, indubbiamente il tema del digitale, del telefonino, che per l'appunto ha 10 anni quest'anno, questo smartphone, ci pone la domanda che poneva Alessio, ed è se ci cambia, in che senso ci cambia, che cosa cambia. Giusto per contestualizzare, tra il 2000 e il 2013, secondo Martin Hilbert, la quantità di conoscenza sviluppata in un anno dall'umanità è registrata in formato digitale sempre di più. Nel 2000 era registrato in formato digitale il 25% della conoscenza, chiamiamola così, o come la chiama Martin Hilbert, mondiale. Nel 2013 il 98% della conoscenza, dell'informazione, di quello che generiamo come pensieri e informazioni, era registrato in supporto digitale. Quindi in questo periodo, tra il 2000 e il 2013, abbiamo trasformato il contesto, diciamo, informazionale di base, rendendolo fondamentalmente digitale. Questo è connesso con il telefono, internet, le forme con le quali comunichiamo, elaboriamo e memorizziamo le cose, e ci cambia il corpo. Per esempio, il cervello è chiaramente sollecitato a modificare plasticamente le sue forme di fronte a questa condizione. Nel caso della memoria, giusto per fare un esempio molto strutturato e molto studiato dagli scienziati che se ne occupano, è chiaro ormai che noi abbiamo cambiato il nostro cervello in modo tale che non ricordiamo più i fatti, non ci sforziamo più di ricordare i fatti, ma ci sforziamo di ricordare dove troviamo i fatti. E questo è un cambio di strategia della memoria, che ovviamente cambia anche
il nostro cervello. E secondo la Corte Suprema è talmente chiaro che ci cambia che il telefono è considerato parte dell'anatomia umana. Lo ha deciso la Corte Suprema di fronte a un caso che vedeva un cittadino opposto alla polizia. La polizia gli aveva fatto una perquisizione nel telefonino, il cittadino ha protestato fino ad arrivare alla Corte Suprema. La Corte Suprema ha dato ragione al telefonino, al cittadino, dicendo che il suo telefono è parte dell'anatomia umana, quindi doveva esserci un mandato prima di fare la perquisizione.